Ciao a tutti, bentornati in un altro video. Scusate se stamattina sono improponibile. Vabbè, praticamente sono ancora in pigiama, come potete vedere, perché mi sono svegliata da poco. Il tempo di fare una doccia e rimettermi il pigiama. Ma dovevo fare per forza questo video. Perché dovevo posare alcune cose dentro l'armadio in bagno, ragazza. Tengo un sonno veramente presto. Mio marito è uscito da pochissimo per andare a lavorare, quindi perdonatemi se io ho la voce ancora impastata dal sonno, se ho ancora occhiaie di sonno, nonostante la faccia da sonno, nonostante una doccia rigenerante, ma ci vogliono almeno 3 litri di caffè prima di riprendermi, ma ci penserò dopo. Beh, comunque, come ben sapete, spesso e volentieri c'è un'amica di mamma che mi porta degli omaggi, ma voi gli chiederete sempre: ma dove li piglia? Praticamente come li riceviamo magari noi, lei li accumula e li porta a me perché dice comunque li usi più tu che io, comunque tu vai in palestra, viaggi molto più di me, anche di mia figlia, noi bastano le cose full size che abbiamo in casa, non abbiamo bisogno di cose di piccole taglie, quindi sarebbero spreco di prodotto a tenerle solo dentro casa a impolverare. In sostanza è questo, e quindi vi volevo far vedere l'ultima busta che mi ha portato. Probabilmente l'aveva lasciata a mia madre, ha detto così: vabbè, quando ovviamente la vedi. Glieli dà, insomma. Allora, per non perdere altro tempo, inizio subito. La prima cosa che mi ha portato è stato questo tris di spugne da cucina Scotch Brite. Sono quelle che uso sempre normalmente. Io comunque questo è il marchio che uso di solito. Mi trovo molto bene. Si è sempre trovata molto bene mia mamma, quindi automaticamente vedendo lei le compro anch'io. Qua non ho capito cosa siano. Ok, sono le spugnette di acciaio della Splendelia Yarix. Questo marchio non l'ho mai provato. Praticamente noi in dialetto diciamo aratina, quando praticamente dobbiamo scrostare lo sporco più ostinato, magari quando sono le pentole sono sporche di grasso, ovviamente quelle pentole che permettono l'uso di certi materiali un po' più abrasivi. Non certo, questo non va bene certo per la pietra lavica, ecco tanto per intenderci. Poi un da mettere nella spina della corrente. Ci vogliono soltanto le ricariche con i profumi. E vabbè, siccome io non è che li uso tanto questi qua, non so cosa ne farò, li do a mamma, perché mamma li usa questi qui, questi profumi ambienti, oh, boh, non lo so. E nulla, non so cosa mi consigliate di fare con questo, visto che comunque voi sapete che io non sopporto i profumi ambienti, mi fanno venire il mal di testa, pur di non sprecarlo, che ne faccio? Poi una cosa molto molto carina che a me è piaciuta veramente molto è questo omaggio di Nivea. Guardate, non so in base a cosa gliel'hanno dato, e praticamente è una cassa Bluetooth. Il cavetto è caduto a terra con tanto di cavetto e ventosa. Mi ha fatto molto molto piacere. Io ho già una cassa Bluetooth, però comunque dovevo acquistarne un'altra e quindi risparmio soldi praticamente, perché comunque si sa, una buona cassa Bluetooth ha il suo prezzo, quindi va benissimo. Poi la proverò insieme a voi magari, oppure comunque vi farò sapere, ma credo non dovrebbero esserci problemi. Mettiamo poi dopo la poso. Poi salviette struccanti di Violetta, se ben vi ricordate, me le aveva già portate. Nel vecchio video omaggi.
Ecco qua, mi sono trovata abbastanza bene. Se dovessi comprarli, io non so neanche dove si possano comprare perché in giro non le ho mai viste come visti già, però vabbè, diciamo giusto per una struccata superficiale veloce, ovviamente puoi andare di detergente, vanno bene, le uso. Poi, deodorante, ah no, queste schiuma da barba Nivea Men, ovviamente io queste qui le conservo tutte a mio marito per quando dobbiamo partire, per quando andiamo in vacanza, in modo tale che comunque le può mettere anche nel bagaglio a mano. Questa una volta l'ha già usata e si è trovato bene, perché poi è per le pelli sensibili. Non so se riuscite a leggere, sì. E quindi va bene. Poi shampoo Vital Care Crystal Reflex per capelli colorati e il pigmento comunque per proteggere il colore dura. Questo non l'ho mai provato. Se qualcuno l'ha provato, me lo faccia sapere nei commenti perché non ho proprio idea del fatto se sia buono o no. Allora, io ho provato le maschere, non sono malaccio. Oddio, per lo stesso prezzo, perché comunque costicchiano intorno ai 7 euro, se non mi sbaglio, le maschere di questo brand qui, per quel prezzo c'è anche qualcosina di meglio, insomma. Poi un dentifricio Gum, Sunstar Gum. Questo brand non l'ho mai provato, però lo conosco. Però non mi è mai capitato di provarlo. Quindi devo vedere. Dentifricio da borsetta. Quindi vi farò sapere quando mi troverò in mezzo alla strada a lavare i denti. Poi crema fluida addolcente per pelle secca, burro di karité e vaniglia. Allora, questa profumazione qua non l'ho mai provata. Conosco solo quella all'argan e quella classica. Va bene, dovrebbe andare bene per me, parlo col condizionale perché proprio non ho provato questa, proprio perché io comunque sul corpo ho la pelle molto 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 secca. Mamma mia, che capelli, devo fare una pettinata come si deve, no? No, una cosa così come ho fatto prima. Oh, vabbè. Tesori d'Oriente doccia crema aromatico Byzantium. Questo qua, se vi ricordate, l'ho trovato in una rivista ed è stato uno dei miei prodotti finiti di recente. Non ricordo se è l'ultimo, nel caso metto il link dell'ultimo e del penultimo video dei terminati. Mi è piaciuto da morire, veramente da morire. Però nel giornale mi era uscita la full size da 200 ml, 250, ora non mi ricordo, questa è 100, però veramente veramente top, molto molto buona. Poi una spazzola di questo tipo qua, comunque sempre utile. Saponetta Giardino dei Sensi Orchidea, non so se la metterò in bagno oppure come profuma cassetti, devo vedere un pochino, però la conosco, è molto molto buona, molto profumata, mi piace molto. Poi Naturalè, una crema idratante per pelli normali con estratto di aloe vera. Mi fa molto piacere questa cosa perché è un brand che volevo provare, però non ne ho mai avuto la possibilità. È certificato ISEA, ecco qua, quindi EcoBio. Non so, però, ripeto, no, non l'ho mai provato, però se non mi sbaglio comunque non costa né poco, neanche tantissimo. Ok, no, diciamo costa, non si può paragonare come prezzo al brand EcoBio Omia, per dire, quello è veramente molto molto low cost, come Vivi Verde Coop, il costo è minore. Questo qua medio basso, facciamo così. Poi maschere viso e capelli. Allora, questa di Pantene rigenera e protegge. Mai 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 provata questa qui, vi farò sapere com'è. Questa Vital Care, come dicevo prima, io finora ho provato quella alla cheratina ed un'altra, ma questa mai. Non è che sono granché come maschere,
Però, insomma, fino a che sono campioncini e le usi quel paio di volte vanno bene, però se dovessi comprarle, no, per gli stessi soldi opterei per altri marchi. Questa qua invece, come ben sapete, a me piace tanto, l'ho provata in uno dei miei primi video, ve la metto qua, è idratante antistress con aloe vera e biofiore di Altea. Io vado matta in particolare per quella lì matte, ti fa una pelle veramente al top, ti toglie tutto il sebo in eccesso. Per maschere super super economiche, cioè veramente il voto è molto molto alto. Ecco qua. Scusate, si è scaricata la videocamera e mi sa che devo comprare una batteria nuova. Perché, cioè, però non è possibile che ogni 3-4 si scarica sta cosa. Uffa. Vabbè, comunque vi faccio vedere il resto dei prodottini. Ammorbidente, Tesori d'Oriente, Amla e Paciuli. Non sapevo che Tesori d'Oriente facesse anche prodotti, diciamo, per la casa, insomma. Vi farò sapere. Credo che sia questo, però. Sì, parla di indumenti comunque dietro. Sì. Sì, parla di indumenti, sì. Cos'è? Sì. Sì, parla comunque di indumenti. Ah no, mentre gli indumenti protettivi, vabbè. Mi informerò se è veramente un ammorbidente per i panni oppure qualcos'altro. Crema Nivea Men per viso, corpo e mani. Ecco qua. La darò magari a mio marito così se la porta in palestra. È pratica, è piccolina, sono 30 ml, però comunque se la Nivea essendo molto compatta, diciamo dura tanto comunque. Shampoo Schultz, la Vivante Ultra Delicato alla camomilla. Io una volta l'ho usato un paio di volte, nulla di che. Però mi piace molto la maschera di questa linea, garantisce i capelli molto molto morbidi. Poi, Pic Labbra Piz Buin SPF 30. Oddio, lo tengo come riserva. Voi sapete che io uso soltanto il mio Herpes Sun perché mi protegge oltre dai raggi solari, oltre dal freddo, quindi mi protegge dall'herpes. Però questo qua lo tengo giusto per riserva così. Poi, allora, questo è il docciacrema all'Ayurveda e diciamo Amla e Patchouli. Questo l'ho provato e mi piace veramente tanto. Sempre una uscita, forse in donna moderna. Malizia, Argan e Vaniglia. Provato la full size e mi piace, veramente molto 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 buono. Una bella profumazione, molto delicato sulla pelle. Oddio. Sono stancato un braccio. Nivea Balsamo sotto la doccia. Allora, questo qua mi ricordo lo acquistai appena uscì. E mi ricordo era tipo il 2011-2012. Insomma, vabbè, se lo dovessi comprare, no. Però, vabbè, ora lo consumo e via. Non è nulla, nulla, nulla di che. Poi, dentifricio aloe vera gel di Equilibra. Se non mi sbaglio, l'ho visto questo qui, l'ho visto da Erika recentemente. Non mi ricordo, non ricordo bene. Ha fatto vedere più di qualche prodotto di Equilibra, se non mi sbaglio, anche questo qua. E io volevo comunque provarlo e vi farò sapere. 30% di succo di aloe vera. Ultimi prodotti. Allora, l'erboristica crema dopo sole, vabbè, siccome non è mai stata aperta, la conserverò per l'anno prossimo con olio di carota e succo di aloe vera biologica. Poi vi farò sapere a tempo debito. Però l'erboristica è un marchio che apprezzo tanto. Dopo sole, L'Oreal, voi sapete che io. Dopo sole, L'Oreal. Voi sapete bene che io lo adoro, mi piace tantissimo. No, questo non l'ho portato a Charm, però. Non l'ho portato a Charm, me l'ho usato spesso quest'estate e sapete che mi piace molto. Figuratevi, vi ho fatto anche un video dedicato, lo metto qua,
e ne parlo molto bene. Poi, cosa ho fatto cadere? Allora, una crema mani Giardino dei Sensi all'orchidea, la stessa profumazione della saponetta, e vabbè, l'odore mi piace, poi dobbiamo vedere l'efficacia della crema, vi farò sapere. E per ultima, ma non per ordine di importanza, il deodorante Infasil con formula 2C, teoricamente, come dice, più sudi più sei di fresco. Tralasciamo questo discorso, però comunque mi sono trovata veramente molto bene, anche con 40 gradi all'ombra, non puzzavo, veramente molto buono, vale tutti i soldi spesi, costa un po', ne apprezzo pieno, però ci vale. Io cerco sempre di acquistarlo in offerta, perché comunque è veramente ottimo. A me di solito l'Infasil non è che piace, ma questo ha superato tutte le mie incertezze, va oltre le più rosee aspettative. Top, ovviamente ci si deve prima lavare, ma questo dovrebbe essere scontato, insomma. E vabbè, è tutto, spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video. Aggiungetemi sui social, Instagram, Facebook e Google+, i link sono qui sotto. Che vi rimando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!